Sono davvero numerose le peculiarità che possiamo andare a distinguere fra coloro che consideriamo di successo e invece quegli individui che associamo alla mediocrità o addirittura che riteniamo dei falliti. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Tra queste caratteristiche ve n'è una davvero importante. Nei prossimi secondi te la andrò a descrivere, ma ti invito subito a fare un lavoro, andare a ricordare o quantomeno andare a studiare se non lo hai mai fatto, quindi a osservare le persone che ti circondano e a cercare di vedere se quello che ti andrò adesso a dire corrisponde o meno, quindi sì oppure no, alla realtà. Io ti assicuro, per quella che è la mia esperienza diretta e indiretta, assolutissimamente corrisponde alla realtà. Ovvero, gli individui che vivono una mediocrità, che sono condannati sempre e comunque a questo stato esistenziale, li vedrai lamentarsi. E attenzione, non ti sto dicendo di negare a te stesso o a qualcuno un naturale sfogo, anzi, questo può essere addirittura utile, liberatorio, ci può pulire dentro e farci ricominciare con più vigore e luminosità. Ti sto narrando di quelle persone che trascorrono tanto tempo, troppo tempo, quasi ogni singolo giorno o addirittura ogni singola ora della loro vita a lamentarsi. Quindi vanno incontro a un problema e si lamentano. Ne parlano sempre, descrivono in maniera ossessiva quel problema, ne rimangono focalizzati e imprecano contro l'universo, contro il governo, contro Dio, contro le persone, contro chiunque. E non trovano le soluzioni. E addirittura si sentono dannati dall'universo in maniera speciale. E invece dovrebbero ragionare che tutti quanti noi viviamo quelle problematiche, tutta l'umanità le vive, chi più chi meno, ma non c'è nulla di così straordinario, nulla di così speciale. Ci sono milioni di persone che ogni giorno affrontano guerre, malattie, la morte di cari, la perdita del lavoro. Chi più ne ha, più ne metta. Ma vi è una grandissima differenza fra coloro che riescono a vivere un'esistenza migliore, soddisfacente, che poi addirittura possiamo associare al successo. Ovvero, se tu vai a osservare quelle persone che ritieni più ricche nello spirito, nell'essere, nell'avere, le vedrai esternare, raccontare o essere concentrate sui loro programmi, sui loro piani di battaglia di vita, su quello che hanno intenzione di fare, sulle risoluzioni, sulle soluzioni, sugli obiettivi. Quindi le senti parlare di viaggi, nuovi titoli di studio, hanno imparato una nuova lingua, obiettivi, vanno in palestra, devono fare delle gare, hanno una nuova idea imprenditoriale, hanno aperto la terza azienda, mille più lavori, mille più conoscenze. Quindi vedi proprio che sono ricche di vita e cercano di riempirsi di esperienze, di conoscenza e poi di sporcarsi le mani nella vita, quindi non rimanere ferme alla teoria. Ecco, queste sono delle persone tendenzialmente di successo. Non hanno addirittura il tempo di lamentarsi. Quando arriva un problema, quindi a parte detto lo sfogo momentaneo, quando arriva un problema, sono educate alla ricerca della soluzione. E più ci si educa alla ricerca della soluzione o risoluzione, più si diverrà bravi a risolvere le problematiche della vita, che vanno a travolgere ogni persona, tutti quanti noi vanno a travolgere. Lo so che l'erba del vicino è sempre più verde, ma non è vero. Non è vero, è come si decide di affrontare l'esistenza. Perché non ti porterà a nessuna soluzione, a nessun miglioramento. Stare lì, prendere il problema che hai, tuffarti dentro lo stesso, ingigantirlo, assorbire tutte le negatività e rimanere ancorato lì, perché nessuno al mondo ha risolto il proprio problema continuandosi a lamentare. Quindi uno si lamenta fisso, ma è un problema al lavoro e tutti i giorni, tutta quanta la vita ti lamenterai. No, devi cercare a tutti i costi le soluzioni. E ci sono, ti devi chiudere in una stanza, ti devi chiudere in macchina, dove ti pare a te. E cominci a ragionare, cominci a scrivere letteralmente su un pezzo di carta come
cosa puoi fare, cosa ti dà fastidio, come devi risolverlo. E poi devi affrontare questo problema, non lo sai? Vai a cercare tutte qua, ti informi. Oggi esiste internet, anzi da anni esiste ed è fantastico, sempre di più. Possiamo accedere a una mole di informazioni gigantesche, dai motori di ricerca ormai alle intelligenze artificiali. Puoi acquisire la conoscenza che ti necessita per risolvere quella soluzione. Oppure puoi chiedere a chi ne sa più di te, agli esperti, ai professionisti. C'è quasi sempre la possibilità di risolvere un problema. Quindi io ti invito a ridurre al minimo tutto quanto quel tempo che utilizzi per lamentarti, anche perché rimarrai poco simpatico alla maggior parte delle persone, o soprattutto a quelle che contano e che sono abituate a correre, ad andare avanti, che magari potrebbero darti una mano o che potrebbero diventare tue amiche e portare del valore, aggiungere nella tua esistenza. Perché se rimarrai fra persone che si lamentano e sono disposte ad ascoltare dalla mattina alla sera le tue lamentele, è il trionfo, il tripudio della lamentela stessa e non si andrà da nessuna parte. Quindi questa è un'enorme caratteristica, differenza. Quindi ti invito a cercare le soluzioni, a spendere il tuo tempo per quello e soprattutto ad avere degli obiettivi nella vita. Perché le persone senza obiettivi esistono e nulla più, non vivono veramente perché si lasciano trasportare dal vento. Lo so, forse dico una cosa forte, ma è così: se tu non hai obiettivi, non riesci a prendere il controllo della vita. È difficile avere la vita fra le proprie mani, sta a te sceglierlo. Non sta scritto da nessuna parte che tu debba essere il controllore, però lo sai, qualsiasi sia la cosa più bella, è più bello controllare o essere controllati.